Ciao a tutti cari amici della rasatura tradizionale e benvenuti a questo nuovo episodio. Io sono Riccardo e oggi ho preparato per voi una puntata post vacanze. Scopriamo insieme di cosa si tratta dopo la sigla. E rieccoci, rieccomi, una sbarbata post vacanze, ma prima di vedere insieme i prodotti vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un mi piace. Ebbene sì, le vacanze sono finite anche per me. La scorsa settimana ero via e avete visto, ho portato con me un kit veramente minimale di un rasoio, la Palmolive, l'Omega 81 e la Prep. Ora sono a casa, ho ancora tutti i miei prodotti, ho il mio comfort, quindi vediamo oggi quali saranno i prodotti della sbarbata. Dopo una settimana di sbarbate quotidiane con appunto la Palmolive rinfrescante, avevo voglia di qualcosa di diverso, di qualcosa di molto profumato, molto piacevole. Un prodotto che mi piace tantissimo, sto parlando, l'avrete già indovinato, di Opunzia, saponificio varesino. Come sempre, solo il tappo, perché ho già messo un filo d'acqua nel sapone in modo tale che vada a sciogliersi la parte superficiale del sapone. Prima ancora ho usato il prebarba saponificio varesino, l'ho già messo in volto, l'ho messo in volto circa 15 minuti fa. Mi sono dato una bella lavata, poi mi sono messo un buono strato di saponificio varesino burro di karité. L'ho lasciato assorbire, infatti vedete che sono abbastanza lucido e quindi non andrò a risciacquarmi. Adesso è bello permeato all'interno della pelle del viso. Saponificio varesino e anche saponificio varesino per il finale. Quindi rimanendo in linea sempre Seto Punzia, saponificio varesino anche come aftershave. Una profumazione strepitosa. Un aftershave che consiglio a tutti di provare, è veramente molto lenitivo e buonissimo per la pelle. Cos'altro non vi ho fatto vedere? Il rasoio che utilizzeremo oggi, anche qui è un po' che mi manca, Omega Evo. Eccolo qui, modello del manico Il Duke in marmo, un pennello sintetico a mio avviso strepitoso, pronto in 2 minuti. E super 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 efficace. Come rasoio invece, eccolo qui, l'avete visto nel video della scorsa settimana, il Mano Libera Dovo Special Edition con manico in finta tartaruga. Un rasoio che ho usato, come vi dicevo, tutta la scorsa settimana quando ero in ferie, e ieri gli ho dato una ripassata sulla pietra per rinfrescare il filo. Vedremo insieme in questa sbarbata, non l'ho ancora provato, se la mia tecnica di affilatura, in questo caso ripeto solo un rinfresco del filo, è stata efficace oppure no. Abbiamo visto tutto, quindi. Ah no, un'altra cosa che non vi ho fatto vedere, che è sempre qui con me, eccola qui, la coramella, la bellissima coramella di Paciccio, quindi la Paciccella. In questo caso doppio strato, cuoio e tessuto, quindi ottima e è sempre qui con me. Ho già passato il rasoio sulla coramella, quindi non lo ripasseremo insieme. Cosa facciamo? Il prebarba l'abbiamo già messo, l'abbiamo già lasciato agire, quindi andiamo a prendere il nostro Omega Evo, come sempre lo strizzo molto molto bene, vado a prendere l'acqua di vegetazione, la lascio all'interno del ciuffo, vado a scolarla bene all'interno del ciuffo, ok, e iniziamo il prelievo. Saponificio varesino ci dice una trentina di secondi, è un prelievo bello abbondante e generoso che va più che bene per tutte le passate. Continuo a girare in una direzione e poi nell'altra. Omega Evo riesce benissimo ad erodere il sapone ammorbidito dal leggero strato d'acqua. Profumazione strepitosa, una di quelle che mi piacciono di più in assoluto. Poi, come vedete, lo strato, e come sempre, lo strato bianco, vado a prenderlo e vado a
mettermelo in viso, in modo tale da non sprecare nulla di questo prodotto eccezionale. Vado proprio a ripulire bene la superficie del sapone e poi andremo a lasciarlo a riposare a testa in giù fino almeno a stasera, e poi invece stasera andrò a riposizionarlo a testa in su fino a domattina. Vado a pulirmi leggermente le mani, perché questo sapone dona molta scorrevolezza e molta protezione, quindi ogni tanto, vedete, schiaccio leggermente la confezione per andare ad assicurarmi che anche eventuali tracce d'acqua nella parte sottostante fuoriescano, e vado ovviamente a raccoglierle. È importante lasciare i saponi asciutti. Cominciamo. Insaponata, prima, come mia abitudine, stendo un velo di sapone abbastanza denso e poi vado ad aggiungere acqua. Acqua calda, non bollente, ma insomma un po' calda, sì. Lo faccio utilizzando un bicchiere in modo tale da non dover continuare a aprire e chiudere l'acqua, quindi evitando anche sprechi in questo senso. Non vi ho fatto il mio solito disclaimer del mano libera, ma lo sapete, sto imparando ad utilizzare il mano libera, quindi sto in realtà anche imparando ad usare il DIE, perché ad ogni rasatura io credo che si impari qualcosa di nuovo sul rasoio, sulla pelle, sulle condizioni della barba, ma in particolare devo acquisire molta 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 manualità per quanto riguarda appunto i rasoi a mano libera, quindi perdonate pecche, imprecisioni e quant'altro, ma è proprio perché sto imparando e imparo giorno dopo giorno senza forzature né altro. Ci vuole un po' di tempo, sì, ma è parte della nostra passione. Se non fosse una passione, probabilmente utilizzeremmo un multilama, un sapone in bomboletta e via. Quindi il crescere, l'imparare continuamente, secondo me, è una parte assolutamente positiva appunto della nostra passione, e è proprio bello vedere anche la propria manualità crescere, fare errori, perché è più che normale che nel nostro percorso di crescita si sbagli, ci si tagli, perché no. Ancora un po' di acqua e poi direi che ci siamo. Questo saponificio varesino è veramente eccezionale. Si sente la protezione in viso. Guardate, mi avvicino. Montaggio bello carico, ma altrettanto umido. Non me lo tolgo dalle labbra nemmeno con le unghie. E profumazione sempre eccezionale a mio avviso di saponificio varesino. Vado ad asciugarmi benissimo le mani perché voglio avere il pieno controllo del rasoio, e inoltre perché non voglio andare a lasciare sporcizia tra il perno e il rasoio stesso, perché poi lì da pulire è praticamente impossibile. Iniziamo la prima passata Dovo Special Edition, quindi tendiamo bene la pelle, incliniamo bene, andiamo a cercare il segno della basetta, capacità di taglio, bella spinta,
Non ve l'ho detto, ma era una barba di quasi 4 giorni. Devo dire che l'affilatura si sente, nel senso che intanto vado a scaricare il rasoio, nel senso che sento che va a tagliare in maniera diversa dalla scorsa settimana o da prima dell'affilatura. Un taglio bello deciso. Vado a scaricare ancora il rasoio, scusatemi se parlo poco mentre mi rado, ma appunto sto più che imparando e gradirei evitare tagli. Come vi dicevo, però un taglio molto deciso, forse ha perso un po' di dolcezza. La parte qui sotto il mento per me è sempre quella un po' più delicata, quindi mi ci soffermo. Un po' di più. Ok, scarico nuovamente il rasoio. Cambio mano. Qui preferisco non partire dalla basetta, nel senso che con la mano sinistra mi trovo più comodo ad affrontare la basetta dopo. Mi pulisco le mani, come vi dicevo, la zona del mento è sempre delicata. Un po' troppe passate sugli stessi punti per i miei gusti, ma per ora è così. Ok, vado ancora a scaricare il rasoio, finiamo sulla gola e sul collo.
Piano, senza fretta, vado a controllare, ma direi che ci siamo. Quindi scarico nuovamente il rasoio, la prima passata la consideriamo completata. Eccolo qui, vado a ripulirlo bene. Il nostro Dovo, beh, in realtà non è pulitissimo, il nostro Dovo Special Edition. Che facciamo adesso? Una risciacquatina al viso con acqua calda e poi iniziamo subito con la seconda passata. Eccomi qui. Allora, sono bello liscio, eh? La scorrevolezza del sapone si sente ancora in viso, anche la scorrevolezza data dal prebarba. Vado sempre con il nostro magnifico Omega Evo a stendere il sapone, poi andiamo a idratarlo bene e a completare il montaggio. Voi quale set vi siete portati in vacanza? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io ero molto indeciso se portarmi un DE o un mano libera. Ma poi ho deciso di far pratica, appunto, di continuare a far pratica con i mano libera. E devo dire che è stato molto molto piacevole. Qualche taglietto qua e là, ma nulla di che. Vado a idratare il sapone. Devo dire che questo Oppunzia mi piace tanto tanto tanto, è ad oggi uno dei miei preferiti, anzi credo che sia il mio preferito tra i varesini. Il vostro preferito invece qual è tra i varesini? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e poi vi faccio sapere il risultato per la prossima sbarbata. Guardate che bella protezione, scorrevolezza, un sapone compatto, idratato, guardate, a mio avviso veramente ottimo. Mi asciugo molto bene ancora le mani. Ok, riprendiamo il nostro Dovo Special Edition, inizio sempre con la mano destra e vado subito in contropelo. In zona baffi non faccio un contropelo, vado di traverso. Taglietto, vado a scaricare il rasoio. Cambio mano, me la pulisco ancora bene e con la sinistra vado a terminare la sbarbata. Sempre in contropelo, mi raccomando, sempre iper delicati.
sempre con molta calma. Scarico il rasoio, mi pulisco le mani. Devo dire che il rasoio canta e si sente, eh. Anche sul mento, come vedete, non vado di contropelo diretto, ma vado di obliqui. Controlliamo bene nella zona sotto il naso. E anche se non amo molto utilizzare la punta del rasoio, perché faccio un po' più fatica a controllarlo, ovviamente, è molto comoda sotto il naso. Sempre delicatamente, non c'è fretta. Controllatina dopo aver scaricato ancora il rasoio, controllatina le basette, giusto per evitare che siano completamente fuori. Ok. Ok, direi che no, manca ancora un pelettino, ma ok, direi che così ci siamo. Quindi risciacquatina al viso con acqua fredda e noi ci vediamo qui per le considerazioni finali. E rieccoci. Ecco qui, guardate, il mio viso, la mia pelle, mi avvicino dopo questa bella sbarbata. Pelle rispettata, morbida, elastica, ottimo. Andiamo adesso però a prendere l'after, saponificio Varesino o Punzia, una bella sbattuta affinché tutti gli oli e gli attivi vadano a mischiarsi. E andiamo a stenderne un po' in viso. Allora, mi godo questo. Buonissimo. Allora, che dire della nostra barbata? Burro di karité iniziale come pre-barba, si è sentito durante la rasatura? Assolutamente sì. Ha aiutato molto la pelle. Ricordiamoci che avevo una barba di circa 4 giorni, forse anche 4 giorni e mezzo. Ha aiutato molto la pelle? Assolutamente sì. Quindi, se volete provare questi burri di saponificio Varesino, ce ne sono diversi, c'è ad esempio anche quello di mango, ve lo avvicino, vediamo se riusciamo, se riesco a farvelo vedere bene, ecco forse così, burro di karité, dicevo ce ne sono diversi, anche quelli di mango e così via. Il mio consiglio è darvi una bella risciacquata al viso, aspettate, lo applicate, risciacquata al viso, aspettate un attimo, vi asciugate, lo applicate. Fate le vostre cose una decina di minuti, 10-15 minuti, si assorbe, vedrete proprio la pelle, la vedrete nutrita, buon, potete iniziare a stendervi il sapone in viso e vedrete che la sbarbata cambierà decisamente. Poi, cosa abbiamo usato? Tutto il set
Opunzia di saponificio Varesino, quindi sapone da barba in primis, adesso è a testa in giù ad asciugare, ottimo, mi ha consentito due passate super protettive e super scorrevole, quindi scorrevolezza e protezione, Opunzia saponificio Varesino. E per finire, guardate qui la mia pelle, Opunzia sempre aftershave, ottimo prodotto e ho un'ottima fragranza. La mia pelle è nutrita fin da subito, guardate, ecco qui. Nulla di che e mi sono appena fatto la barba, quindi un risultato ottimo. Per montare il sapone, lo sapete, il nostro bellissimo Omega Evo, vi lascio sempre qui sotto in descrizione tutti i link in modo tale che possiate valutare i prodotti con tutti i dettagli e se volete potete acquistarlo direttamente. Profumazione eccezionale, Omega Evo, poi monta che è un piacere. E cosa abbiamo usato per raderci? Gli do una pulitina al volo. Eccolo qui, il bellissimo, anzi ve lo giro così è più sicuro. Eccolo qui, Dovo Special Edition con manico in tartaruga. Un rasoio che ho ripassato sulla pietra. Il risultato non è come lo voglio, devo dire la verità, perché lo sento molto aggressivo in viso, molto affilato, ma vorrei un grado di dolcezza in più, quindi cercherò di modificare leggermente l'affilatura per andare a dargli questa punta, questo accento in più di dolcezza in viso. Ha fatto comunque un grandissimo lavoro, Dovo Special Edition, ecco qui i risultati con le mie due passate. In alcuni punti, sapete, qui sono i miei punti critici, non ho un BBS perché non sono andato ad insistere, ma va benissimo così. Guance, viso, collo, gola, tutto super liscio, sia in pelo che in contropelo. Che dire, noi siamo arrivati alla fine anche di questo episodio, vi ringrazio per essere stati con me fino ad ora. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella, iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Vi invito inoltre a seguirmi sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Instagram, rasaturatradizionale.it, e noi ci rivediamo qui su YouTube. Rasaturatradizionale.it, il canale degli appassionati.